Nuovo cambio di programmazione a Mediaset. Dal prossimo gennaio in casa Mediaset ci saranno una serie di cambiamenti legati ai palinsesti della rete Ammiraglia. Un cambiamento radicale che riguarda soprattutto le soap opera, alcune delle quali chiuderanno definitivamente. Tra queste Una vita e Love is in the Air, la serie TV turca che ha per protagonisti Eda e Serkan interpretati da Andersel e Kerem Bursin. Uno sceneggiato che da qualche mese va in onda nella fascia oraria antecedente a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà prossimamente. Chiude Love is in the Air, come accennato prima, il cambio di palinsesto della rete Ammiraglia Mediaset per il prossimo anno riguarderà principalmente la fascia del daytime, dove ci saranno numerosi cambiamenti. Infatti, tra gennaio e febbraio è previsto il gran finale di Love is in the Air con protagonisti Andersel e Kerem Bursin. Le complicate vicissitudini della coppia giungeranno al termine con la messa in onda delle puntate della seconda e ultima stagione. In Turchia, la serie TV ha già chiuso i battenti da qualche mese e prossimamente avverrà anche su Canale 5. Di conseguenza, una volta terminata la fascia oraria che va dalle 16.55 alle 17.35, sarà libera. Chi prenderà il suo posto? Anche Una vita chiude i battenti. Oltre a Love is in the Air, il pubblico della rete Ammiraglia Mediaset dovrà salutare un'altra soap opera che in oltre 6 anni ha regalato degli ascolti soddisfacenti. Stiamo parlando di Una vita, lo sceneggiato iberico ambientato nel lussuoso quartiere di Acacias. Stando alle prime indiscrezioni, la serie TV chiuderà i battenti la prossima estate. Chi prenderà il suo posto? A quanto pare arriverà un nuovo prodotto iberico dal titolo Dos Vitas.